genitori firmavano un tesserino, non mi ricordo più, e tu facevi parte del Latvia, non c'era neanche una quota di iscrizione. In testa era in soldi, no? Noi non ne avevamo, dovevamo pagare le iscrizioni, dovevamo pagare la partecipazione ai campionati, le spese, le trasferte, non avevamo mai una lira. Allora si organizzava, intanto le prime partite si vendevano le bibite, le caramelle, e guadagnavi qualcosa da quello. Poi abbiamo inventato il banco di beneficenza, la distribuzione dei sonetti insieme alla banda musicale. Banda musicale aveva smesso da qualche anno di distribuire i sonetti con raccolta di soldi e l'abbiamo presa noi, no? E la si faceva poi insieme. Cioè bisognava inventarsi delle cose, però il mio cruccio era sempre quello dei soldi. E Don Bartolo mi diceva, ma cosa te ne frega, non ci pensare, pensa alla parte organizzativa, alla parte formativa, no? C'era Roberto Zanetti, che noi lo chiamavamo Robertino, non ha un fisico eclatante, allora era molto piccolino e magro. E poveraccio si era dimenticato di portare le scarpe. E sai come è accorto sto ragazzino, con una volontà veramente ferrea, una volontà straordinaria, accorto con gli stivali. Una cosa pazzesca, e l'ha finita la gara, l'ha finita, poi gli sono venute le vesciche e tutto, è una cosa stupenda, guarda, una cosa che non si possono dimenticare, queste cose qua, veramente, non si possono dimenticare.